Oggi vi farò vedere come fare questo semplicissimo ghiacciolo. Allora, cosa serve? Il nostro telaio a rombo. Il nostro uncino di metallo, oppure dell'emmollum, e questo che si trova in ogni bustina degli elastici non originali. I nostri elastichetti e non ci serve la clip, non ci serve. Per prima di tutto, questa parte sempre rivolta verso lo schermo, io la giro per farlo vedere meglio. Per prima di tutto mettere dal primo piolo centrale al primo piolo di destra due elastichetti, sempre due ne dobbiamo prendere, e continuiamo così fino a facendo a sei ripetizioni. 1 2 3 4, 5 e infine 6, facendo lo stesso modo al centro. 1, 2, 3, 4, 6, ripetendo la stessa cosa alla fila di sinistra. Giro per farvi vedere meglio. Facendo così 1 2 3 4, però 5 infine 6. Io farò questa parte di nero. Voi la potete fare in ogni colore, sempre due elastici, e ne dobbiamo fare di 3 volte. 1, 2 e infine 3. Prendiamo soltanto un elastico arancione, mettiamo da qui a qui, facciamo un triangolo da qui a qui, poi da qui a qui, da qui a qui, da qui a qui, da qui a qui, da qui a qui. Così dovrebbero venire i nostri triangoli. Alla fine dobbiamo mettere sempre il nostro elastico, lo facciamo in vita. Guardate qui che strano, ci dobbiamo mettere altri due, cioè qui uno e qui uno. Quindi, dita 8, tiriamo giù e mettiamo, dita 8 e giriamo e mettiamo qua. Iniziamo dalla nostra prima colonna, diciamo. Allora, per non darvi fastidio, mettiamo questa parte che in pratica
abbiamo messo per non far uscire gli elastici, lo mettiamo così per non dare fastidio. Prendiamo gli elastici, il triangolo non lo dovete toccare, lo dovete leggermente spostare, prendere gli elastici e lo mettiamo sul piolino. Abbassiamo, guarda, ma si è castrato l'uncinetto, abbassiamo, spostiamo leggermente il triangolo, prendiamo i nostri elastici ed ecco qua. Abbassiamo, spostiamo leggermente il triangolo, prendiamo i nostri elastici. E infine scusate, il mio telefono, aspettate che levo la suoneria, scusate così non vi sto vedendo. Ecco fatto, scusate un imprevisto. Questo qui, ho paura che si sbucchi, questo è il primo che abbiamo messo, quindi è meglio che lo togliamo e lo mettiamo l'apposito piolino. Leggermente il triangolo spostiamo. Prendiamo, meglio così. Ecco. Ed ecco qua. Tiriamo giù leggermente il triangolo, i nostri elastici, ecco. E poi iniziamo la tira centrale. Spostiamo leggermente questo. Scusate. Questo. Mettiamo così. Prendiamo i nostri elastichetti e lo mettiamo qui. Poi prendiamo i nostri elastichetti e continuiamo a fare il nostro gelato. Se avete degli uncini, quello che sto usando io, se quasi sta per piegare, avete paura che escono, fate così, lo prendete, lo fate uscire e infine togliete, così. Allora, adesso inizia il nostro elastico. E prendiamo. Prendiamo così, faccio lo stesso modo che ho fatto vedere prima. Non ne prendete uno alla volta. Me lo prendo uno alla volta. Scusate, lo dovevo grattare. Prendiamo un cucinetto di plastica. Mettiamo così. Infine così. Poi. Attenzione a non prendere il triangolino, no. Poi spostiamo leggermente questo triangolo. Prendiamo e poi pian piano comincio a prendere pure uno perché leggermente ho paura di.
questi qua si spuntano facilmente. Tipo guarda, a un certo punto ho fatto così, pum, stacca. Vabbè. Abbiamo fatto questa fila. Adesso tocca questa. Così ci provo. No, non mi esce. Mettiamo questo al riparo. Spostiamolo. Spostare, mettiamolo a posto. Ecco. Allora. Prima di tutto togliamo questo e lo mettiamo al posto più 1. Togliamo questo e mettiamo sempre al posto più 1. Attenti al triangolo. Certe volte metto pure al contrario perché si tendono a non uscire ed è molto meglio. Leggermente il triangolo, prendiamo i nostri elastici. Guardate, questo di questo? Questo non si comincia a fare così, però non vi preoccupate perché non si rompe, non si dovrebbe rompere. A me un giorno mi si è rotto tanto che sempre che si rimette, no? Sì. Allora, questi qua, i primi tre non li abbiamo tolti, quindi adesso li togliamo dai i piolini. Tiriamo giù gli elastici, prendiamo al centro, poi prendiamo questi ultimi elastici ed ecco fatto. Adesso, siccome abbiamo finito, prendiamo questo elastico. Guardate qui, ci sta un piccolo spazio qua, ci sta questo qui in pratica, uno spazio di questi. Ci infiliamo un cerchio, ci stanno un gruppo di elastici, li imprigioniamo con l'uncinetto, prendiamo il nostro elastico, mettiamo al nostro grappoletto dell'uncino e lo provate a mettere dentro. Adesso tirate, mettiamo così, ecco fatto. Adesso iniziamo a togliere la fila da qui. Se rimane qualcosa non vi preoccupate, tanto si toglie lo stesso. Con la mano così si vedrà meglio. Togliamo sta venendo bene.
scusate, vi sto... Ah, quasi finito, dai. Facciamo così. Ed ecco fatto il nostro ghiaccioletto. Un po' grande. Aspetta, vediamo. Wow, ed è esageratamente grande. Bene, il mio tutorial è finito qui. Se vi è piaciuto mettete un pollicione, seguitemi, e se avete un video richiesta commentate, se non avete capito niente commentate. Ciao, a presto.